Essere o non essere? Questo è il dilemma. Disegnare o non disegnare? Vi piace il mio teschietto? Bene, lo lasciamo qui. Beh, ciao carissimi, bando alle ciance, questo è Electric. Brrr. Adesso iniziamo un altro video magnifico. Sigla, pip! Bentrovati carissimi infanti emancipati, siete nello show che non stufa, nello show che non annoia, probabilmente lo show numero uno su YouTube, soltanto che il mondo ancora non lo sa. Oggi facciamo un altro disegno, cioè ho già fatto quel disegno ed è un disegno che stavate aspettando in tanti, perché lo abbiamo anticipato sugli episodi di Peo e su altri video. Voi tutti sapete che stavo lavorando e ho finito a quanto pare al disegno di Eren, Blaze e Lullaby's Diary. Eren e Karen sono una coppia di bambini che stanno scoprendo il mondo insieme tra mille peripezie, tra amarezza e desolazione, tra frustrazione e disagio. Ok, non è vero. Di solito non mi piace parlare, quando faccio questi video, del disegno in sé che ho fatto, ma in questo caso sarà un po' diverso, perché ce ne sono di cose da dire riguardo questo disegno, quindi io inizierei dicendovi, beh, chi sono i protagonisti di questo disegno? Capitan America? Spider-Man? Goku? Vegeta? Naruto? No, signori, sono proprio Eren Blaze e Lullaby, anche se io preferisco dire Ninna Nanna. Anche in passato, quando ho rappresentato Eren, l'ho ovviamente vestito con l'abbigliamento dell'Attacco dei Giganti. E così è stato anche in questo caso. Per Karen, invece, abbiamo scelto un abbigliamento un po' più casual. Abbiamo quindi un disegno composto da Eren Blaze, che dà le spalle a Karen, che a sua volta dà le spalle a Eren, perché graficamente mi piaceva quella forma, a loro è piaciuto. Lucky, da un lato, il cane, e Dust, il gatto, da un altro, più la scritta Siren, che sarebbe la ship, il nome della ship. Inizio col dire che di solito quando mi danno carta bianca, chiunque sia il soggetto a riguardo, finisce che ovviamente più ispirato do più del 100%, non perché lo voglio, perché lo scelgo, però di solito quando ti danno dei paletti, come è successo in tanti altri disegni, è tipo, allora vorrei me in versione Minecraft che prendo una banana e me la ficco all'orecchio mentre che dall'altra mano c'ho un orologio e lo sto mozzicando. Allora io faccio tale quale come me l'hai descritto, no? In questo caso invece è successo. Eren e Karen che dicono, non sappiamo che fare, ok? Non abbiamo idea. Allora io ho detto, adesso vi propongo un po' di schizzetti e vediamo. Il primo schizzo, la prima bozza che avevo proposto era proprio questo, con la posizione spalla a spalla, cioè schiena a schiena, più che spalla a spalla, schiena a schiena, che dà un tocco, come dire, ben costruito, ben strutturato al tutto, bello, fico, ok? Il disegno deve essere fico, prima di tutto, ok? Se non è approvato dal dio della fichezza, questo disegno non va avanti, e il dio della fichezza è sempre dalla mia parte, sappiatelo. Quindi la posa era stata provata dal dio della fichezza, che è sceso in terra e ha parlato con Eren e gli ha detto, Eren, Cristo, ma questo disegno è troppo fico, lo approvo. E così è stato. Pensate che sto dicendo tante balle? Beh no, chiedetelo a lui se non è andata così veramente, perché poi questo dio della fichezza è andato anche da Karen e ha detto, Karen, il disegno è fico così, mi raccomando, non fargli fare troppe modifiche, cosa che però Karen non ha ascoltato. Ma adesso arriviamo anche a quel punto lì. Per quanto riguarda lo stile di base scelto, per chi mi segue saprà che io sono stato parecchio sotto con Persona 5 quest'anno. Non ho portato video perché c'erano sempre problemi di copyright, perché questi della Atlus ti beccano subito, i bastardi. Ma lo stile e tutto quello che è l'arte di Persona 5 mi ha sempre affascinato, e quindi ho proposto proprio questo stile Persona 5. A Eren piace, a Karen anche, quindi abbiamo deciso di andare avanti su questa strada, e man mano che andavo avanti si notava proprio come venivo, come assorbivo piano piano questo stile di Persona 5, e secondo me il risultato finale è più che fedele a questo stile, sempre con un tocco mio posso dire, perché comunque sia il maschio, il vero macio, quindi Eren in questo disegno non l'ho fatto troppo Persona 5 perché tende ad essere un po' femminile sui visi maschili Persona 5, ma questi sono poi punti di vista, ok? Comunque sia, anche questo stile è stato provato dal dio della fichezza, che è venuto a casa mia mentre che stavo in bagno, ha bussato, toc toc, io ho detto chi è? Sono il dio della fichezza. Io ho detto prego, entri dio della fichezza, quanto tempo che non ci vediamo? Giusto qualche giorno dall'ultimo disegno, visto che lei approva sempre i miei disegni con 5 stelle fichezze. E lui ha risposto dicendo no, questa volta sia per lo stile che per il disegno ti do 6 stelle fichezze. Hai capito? E così questo disegno ha 6 stelle fichezze e dio della fichezza approved. Una volta ottenuta
ricevuta la benedizione del dio della fichezza, sono iniziati i problemi, però, qui, attenzione, perché io ho lavorato già precedentemente con Aaron Blaze, ok? E lui è un pochino puntiglioso, ma sti cavoli, comunque sia, ci si lavora bene, magari vuole quella modifichina in più, magari non gli aggrada l'occhietto, quella cosetta lì, ma noi ci ridiamo, ci scherziamo. Ma qui, nell'equazione, è entrata a far parte una variabile inaspettata. O più che inaspettata, era aspettata, ma non una variabile che potesse sconvolgere così tanto la funzione, da trasformarla da una funzione ellittica a una cacchio di iperbole. Stiamo parlando di Nina Nanna, Karen. Lei aveva paura che parlassi, che raccontassi a voi questa faccenda. Sempre ridendo e scherzando, comunque sia, non è che adesso Karen è una rottura di palle, forse un po' sì. Ma fatto sta che man mano che andavo avanti con il disegno, io aggiornavo sul gruppo, insieme a loro, un gruppo, quindi noi tre, in un gruppo Telegram, li aggiornavo con qualche fotina, no? Qualche screen di come andava avanti il disegno. Ogni screen sotto c'era un bel testo di 10 righe di Karen che non era convinta di una cosa, e i capelli in quel senso non mi fanno gni, perché quei capelli gni, e c'ho forse qualche immagine da far vedere che cos'è che non le andava proprio bene. Uno era la frangia all'inizio, perché era troppo gonfia, lei piace piatta e spiaccicata sulla fronte. Quindi Peo del futuro, tu che stai editando questo video, puoi per favore mettere adesso un'immagine della frangia, quella prima e quella dopo di Karen e delle modifiche? Grazie Peo del futuro. E ora Peo del futuro, puoi mettere un'immagine per favore di quando Karen si lamentava dei capelli perché le sembravano come se fossero stati tagliati da una parrucchiera pazza, quando fondamentalmente non era così, era semplicemente un andamento particolare dei capelli, ma lei vedeva il male ovunque. E non ho altre foto a riguardo, però per esempio c'è stato un problema anche per il colore della maglietta, porca zozza, che non la convinceva. Finché non ho colorato anche Eren e tutto il resto e non ha visto l'armonia dell'intero disegno, non si era convinta. Quindi Karen, mi sono divertito, Eren anche, mi sono divertito, però Cristo Karen, stai calma, era una modifica ogni mezz'ora, porca zozza. A parte ciò, io personalmente sono più che soddisfatto di questo disegno, e stavo dicendo proprio a loro, questo poteva essere il miglior disegno di quest'anno, del 2017, di Peo ovviamente, non del mondo, Cristo, anche del mondo, no scherzo, il miglior disegno di Peo, di me stesso, di questo 2017, se non fosse per il fatto che quest'anno abbiamo fatto anche il disegno dei 500.000 di Sabrina e del milione di Vegas, che a mio parere, in particolare quello di Sabrina, è il mio miglior disegno del 2017, se non fino adesso almeno di sempre. Infatti è uno tra quei disegni che vorrei davvero stampare, incorniciare e mettere qua in ufficio da qualche parte, forse nel corridoio, così che la gente quando arriva e vede questi disegni lì appesi dice: oh, ma questo è lo studio di un artista, porca zozza, o di un bamboccio, perché magari sai com'è, per fare l'artista devi tipo prendere una tazza del water e posizionarlo dentro una teca di vetro e sei un artista. Ma se fai disegni realistici, che hai studiato anatomia, prospettiva e tutto il resto, sei solo un disegnatore qualunque. Per esempio, se io prendo questa penna Wacom e la infilo delicatamente nel mio sederino e poi la metto dentro una teca in un museo, è improvvisamente arte, perché è proprio il mettere questa penna sotto quella teca, capito? E dovrò fare un video sull'arte contemporanea, su quanto la odio. Prima o poi, signori, lo faremo. Comunque sì, questi disegni, se non ho capito male, potrebbero portarseli al Torino Comics, che è questo weekend, giusto? Il weekend che sarebbe il 16-17, sabato 16-17, o non so se solo 16 o solo 17, non ho capito, ma comunque sia, porteranno queste nuove magliette al Torino Comics, probabilmente le venderanno anche online, questo non lo so, ma almeno sapete che per me è uno dei miei preferiti disegni del 2017. Prima o poi anche Peo farà delle sue magliette, chi lo sa, soltanto che io sono un po' particolare. Per quanto mi piaccia disegnare, non mi piacerebbe vendere delle magliette troppo fumettose o anime. Piuttosto metterei questo logo su una maglietta, così classico, easy, d'impatto, e sarebbe fico, secondo me, no? Voi lo comprereste questa maglietta con questo logo? Perché se sì, non lo faccio. Scherzo, no? Sarebbe stupido. Se sì, ovviamente le faccio. Magari prima o poi anch'io potrò fare una campagna così, però forse troppe pippe?
E se poi non ci guadagni un ceppo di niente, perché ci guadagna soprattutto chi... il sito dove vendi queste magliette, non io. La pio al culo. Io suppongo che per questo video sia tutto. Adesso vi lascio la visione del disegno che rimbalzerà a destra e sinistra in questa schermata che vedete di fronte a voi, come faccio spesso. Mettiamo anche un po' di musica anime kawaii, o già che ci siamo possiamo mettere un remix dell'Attacco dei Giganti, che non è male, secondo me non ci starebbe male. Sì, tra l'altro mi sa che già ce l'ho quella canzone, così non devo andare a cercarne un'altra. E se questo disegno, ma soprattutto questo video, vi è piaciuto, ricordo a tutti voi di mostrare un bel po' di amore al pulsante qui sotto a forma di pollice in su, di grattarvi l'ugola piano piano così da solleticarvi la curiosità e andare magari a vedere altri video di questo uomo, iscrivendovi magari, accendendo la campanellina come dice Sabrina, ma soprattutto ricordandovi che questo uomo qui simpatico e carino, l'uomo più affascinante del web, è Electric.